teste le vedi? Sì. Amici, siamo collegati da Salietto. Salietto si trova a Isernia, è una contrada di Isernia, bellissima contrada, molto campagnola, molto rustica. Passeremo qua questo sabato, con la caramella in bocca. Alle mie spalle c'è una figura inquietante. Un disturbatore. Lui si chiama Ugo. Ugo è il titolare di tutto questo service che ci portiamo appresso. Vediamo. Eccolo qua, vedete tutta la nostra attrezzeria. Questa è tutta la gente, vero? Eh sì, facciamo pubblicità, Italia e Veneto, vabbè. Eh sì. 140.000 visualizzazioni. Già 236 persone ci stanno vedendo, eh. Questo è il palco di questa sera, vedete che c'è quel il tramonto alle spalle del palco. Chiedo scusa se parlo così, ma con una cazzo di caramella in bocca. Allora adesso ci spostiamo. Andiamo a vedere l'angolo del mixer. Vediamo un po', giriamo la camera. Salve. Vedete tutta la postazione tecnica. Qua viene pilotato il tutto, ragazzi. Ma neanche Vasco c'ha tutta questa attrezzeria. Neanche il concerto di Vasco Rossi, oh. Vedete che fa scena, oh. Quanti metri sono? Cioè, parte da qua. Qui c'è il computer per i video. Qui c'è il mixer per le basi, perché ci sono le basi musicali oltre alla musica dal vivo. Questo invece è il mixer che controlla tutta la microfonia. Tutta la band, tutti i microfoni. Tutta la band. Vabbè, e questo che cos'è? Ah, qua è il datore luci. Qua c'è tutto il mixer luci. Tutto l'audio. Io rifletto, vedete, sul mixer. Ciao amici, ciao. Salutiamo qualcuno. Andiamo nel frattempo a vedere, vedete quanto è bella questa contrada. Qui i bambini stanno giocando, per adesso stanno facendo una gara di judo. Qui si fa la birra. Siamo collegati in diretta, ragazzi, su Facebook. Questa sera ricordiamo l'appuntamento con noi del Mudù, vedete listino prezzi, cassa veloce. Birra alla spina 2 euro, ragazzi, ma non copriamo manco le spese con 2 euro. Acqua piccola, 1 euro, ma no! Portatela a 2 euro, 4 euro, 5 euro. L'insegnante? E qui vedete, perché quando uno organizza una festa, c'è sempre l'angolo dove la gente può gustare i panini per fare cassa, altrimenti in cassa non si sa da dove prendere. Ah, c'è Umberto! Con la birrozza in mano. E chi di birra ferisce? No, che altra birra? I craffe! Ma da un metà craffe ci sta però. È pisciotta, però si avvicina. Mamma mia. E quello che cos'è? Ah, crepe la varizia. Crepe la varizia. Che bello questo, mi piace. Bravo, crepe. Ma io ho assaggiato la mortadella, un bel... Ho assaggiato una mortadella. Mortadella dove? Che era, era fatta da loro. La mortadella. La morte sua e la mortadella. Ti ricordi Cocchi e Renato? Sì. Siamo passati qua, c'è una contrada che si chiama Pesche. E come la... C'era Cus che voleva regalare le pesche a Renato. Ma questo non per Cocchi. No. Portò le pesche a quello che lavorava con Renato. Dice, queste sono per Cocchi. Sono pesche per Cocchi. Ma sono pesche o per Cocchi? Abbiamo storpiato, vabbè, poi la parliamo. Siamo a nocciole qua. Birrozza, signori, birrozza. Ma io sto craft me lo farei. Mi dai un craft, per favore? Facciamo cassa, Tini? Quanto costa un craffen? Fai un preventivo, vediamo. A te. A te. Cioccolato bianco, pistacchio? No, nudo e crudo, così. No, a me non dà lo nudo. Quanto è il craffen? No, o lo pago no. Niente. Quanto è? Dai, devo... Dice, dai. Dai, dammene due allora. No, questo...
La ciambella, la tagli in due? No, no, il craft a me, dai. La ciambella dalla luce. A me dammi solo il due. Ragazzi, adesso lo facciamo gustare. Mamma mia, non si può. No, mi dite il craft. Però taglio in giro. Si scioglie in bocca, ragazzi. Vediamo. Mamma mia. Si manca la fritta. Ma chi ha fatto queste? Tu. Perché fa tu. A posto. Vale, faccio una foto, vale. Amici, abbiamo mangiato un craft alla fine del mondo. Buonasera. Buonasera, saluta, saluta, ciao. Invita gli amici a venire qui a Salietto. Questa è la location di questa sera, se volete noi siamo qua a Isernia, 2 chilometri da Isernia. Siamo in selfie. In un posto straordinario, vedete, il palco lì è tutto pronto. Ciao amici, ciao.